Voilà! Attenzione! Cuffie! Astuccio! Laurea triennale in scienze dell'architettura! Sì, sta qui dentro la mia laurea, ancora non l'ho tirata fuori. Scatola con lampada! Tazza! Tazza! Libro del demanio, mappe, luoghi, percorsi, progetti nelle Marche. Molto interessante, molto interessante. Catturare l'attenzione del pubblico inizio video? Fatto. Tecniche di YouTube avanzate. Grazie. Ciao carissimi, questo uomo qui bellissimo è Electric. Sto ancora catturando l'attenzione del pubblico. Sì, questo serve a catturare l'attenzione del pubblico, capito? E uno non è che dice Peo, dice perché questo è il mio nome. Oppure come mi chiama mia mamma. Il video di ieri era su Splatoon 2 e ho fatto quel bel disegno di copertina che ho pubblicato anche su Instagram e che quindi ci faccio un video. Purtroppo il programma di registrazione ha crashato verso la fine del disegno, quindi quando mancava un po' di colore, ma comunque sia si vede abbastanza per capire più o meno la tecnica, le cose che ho fatto con questo disegno, che sono molto simili a quelle che ho utilizzato sul disegno di Zelda. Ma adesso parliamo di altro. Come avrete visto sul titolo, ho ben 21 amiibo qui da aprire insieme a voi, 21, perché ho preso un lotto. Ho preso un lotto su eBay. Sono bellissimi i lotti su eBay, lo facevo con i fumetti. 21 amiibo a questo prezzo, fai il calcolo con la calcolatrice. Se un amiibo costa 15 euro e fai 15 per 21, beh, viene un prezzo piuttosto alto. Invece il lotto era venduto, era un'asta che partiva da un prezzo molto basso e quindi veniva meno di 4 euro l'uno. Si è alzato un po' e l'ho pagato all'incirca 4 euro e mezzo l'uno. Fate voi il conto per capire quanto ho pagato l'intero lotto. Ma prima di iniziare volevo parlare di una cosa. Ieri sul video di Splatoon ho chiesto di inviarmi le richieste di amicizia su Nintendo Switch e me ne sono arrivate un po' tante, tipo 150. Ho detto ehi, che diavolo è? Mi sono messo lì ad aggiungere amici, più o meno una cinquantina, una sessantina l'ho aggiunti, prometto che continuerò aggiungervi su quel profilo lì, ma proprio giocando con voi, perché ho giocato con molti di voi, perché si sono aggiunti alla mia partita, io mi sono aggiunto alle loro partite di Splatoon, ho trovato dei grandi giocatori, davvero bestie, e quindi volevo perdere un attimo di tempo per nominarli e per chiedere loro una cosa in particolare. Il primo si chiama Andrea Pulito, così su Nintendo Switch si chiama Andrea. Usa le due pistolette come me, ma è una bestia. Andrea, sei una bestia, sei molto forte. Mi hai messo molto in difficoltà quando mi stavi contro. Tant'è che a un certo punto ho iniziato volutamente a evitarti pur di fare punti. Utilizzava questo combattimento estremamente stealth, stava sempre nascosto nell'inchiostro e sbucava fuori dal nulla e mi ammazzava, in poche parole. Quindi Andrea, tu mi devi scrivere all'email che trovi nella sezione informazioni del canale e mi devi dare il tuo codice amico, in modo che io posso aggiungerti anche sull'altro profilo, perché è l'altro profilo che io voglio utilizzare poi per fare i combattimenti, quelli di classifica, no? I ranked matches. Un altro che vorrei aggiungere in questo profilo, che è una bestia col fucile da cecchino, signori, mi ha ispirato. Infatti anch'io, giocando ieri con lui, sono preso anch'io il fucile da cecchino e ho fatto schifo in confronto a lui. Ci prendi tantissimo, Giuseppe06. Ci prendi tantissimo con quel fucile da cecchino, ma sei fortissimo, ma sei una bestia. Quando ce l'ho avuto contro in squadra, prevedeva tutte le mie mosse e i miei movimenti e mi shottava sempre, perché tanto il fucile da cecchino, se cecchiappi ti shotta, no? È one shot, one shot, one life game. Quindi Giuseppe, sei una bestia con quel fucile da cecchino, sei una bellezza proprio da vedere con quel fucile da cecchino, ed è una bella scelta perché il fucile da cecchino non ti permette di fare tanti punti, perché i punti li fai verniciando lo spazio, no? Io sono uno che sta sempre in primo posto perché con la pistola vernice un sacco, con le due pistole. Lui no, però ha il pieno controllo della mappa, la conosce benissimo tutte le mappe e controlla la folla, in poche parole. Cioè è facile che lui ammazza tre persone ogni vita sua col cecchino, se non di più, e sa usare quell'attacco speciale al raggio laser che io non ho capito come si usa, ma bravo Giuseppe, voglio anche te nella mia squadra principale. Scrivi all'email che trovi nella sezione informazioni col tuo codice amico, perché ti devo aggiungere sull'altro profilo. Non smetterò di giocare comunque col profilo Peotube, che è quello che sto usando e che il cui codice amico nel video di ieri, quello di Splatoon 2 appunto, e continuerò quindi a giocare con voi. Però volevo mettere su questa squadra tosta per affrontare i ranked matches, hai capito? Un'altra persona che invece ho visto si è messo a testare più armi differenti, l'ho visto sempre usare armi più o meno diverse, e anche lui mi ha shottato parecchie volte quando mi stava contro, in particolare con lanciagranate, è Blade92. Beh, anche tu Blade92, scrivi a quella mail il tuo codice amico perché voglio anche te nella mia squadra, hai capito? Mamma mia, con questo canale YouTube sto facendo una squadra assai pericolosa.
conquisteremo il mondo di Splatoon 2, un paintball alla volta. Ma adesso iniziamo a scartare questi amiibo, perché sono 21 e non so neanche quanto durerà questo video a forza di aprire 21 amiibo. Ecco qua un amiibo di Splatoon 1, questo qua utilizzato su Splatoon 2 ti dà equipaggiamenti e robe varie. Inkling Boy, quindi apriamo. Apriamo delicatamente questo amiibo Inkling Boy, che ci sarà l'interessante nel vedere un unboxing di 21 amiibo, non lo so, però io lo faccio uguale perché questo è il mio canale e faccio quello che voglio. Questo è Inkling Boy, eccolo qui. In realtà ho anche gli amiibo di Splatoon 2 che però ho già aperto, ve li faccio vedere. Inkling Girl, altro Inkling Boy, è verde, quindi probabilmente si vede attraverso. Abbiamo qui un amiibo di Samus, protagonista di Metroid, gioco assai vecchio della Nintendo, no? Saprete che cos'è Metroid, spero. E si è scoperto molto più tardi che in realtà Samus era una donna, signori. Samus era una donna, anche fica. E infatti questa è la versione senza l'armatura, quindi in versione donna. Ecco Samus. Dove metto tutte queste scatole? Problema risolto. Abbiamo un Todd. Che Todd vorrebbe dire anche rana o rospo. Quindi abbiamo un rospo a forma di fungo. Apri, apri qua. Scatola. Ecco Todd. Abbiamo un fantasmino. Abbiamo Boo di Super Mario. Fa un attimo pensando alla liquidazione di 30 milioni di euro al general manager della Telecom. 30 milioni. Sai che ci fuori se io ho 30 milioni? Se io avessi 30 milioni, sai che ci farei? Non lo so, perché comprerei altri amiibo probabilmente. Che io sono un po' fuori di testa. Ecco Boo. Per il 30° anniversario di Super Mario Bros. Era stato fatto questo amiibo che oggi io ho qui. È un Mario in versione pixel. Ah, apriti, cavolo. Yes. Eccolo qui. Non so più dove appoggiare gli amiibo. Per la serie di Super Smash Bros. Abbiamo un Bowser Jr. Mi sto divertendo troppo con sti versi. La mia età non me lo dovrebbe permettere, ma sono giovane dentro. Wario. Ne mancano ancora un bel po'. Sempre della serie Super Smash Bros. Abbiamo il cattivo di Kirby. Non quello principale, quello dovrebbe essere King Dedede, che non so se ce l'ho qui. Ma questo è Meta Knight. La patata, mi piace la patata. Adesso un bellissimo personaggio il cui nome richiama un robot. Perché è un robot, si chiama Rob. Da Street Fighter raggiunge il roster di Super Smash Bros. Se non sbaglio 2 anni fa, con l'espansione, o forse uno, Ryu. Ryuken, mi piace Ken. Sono soprattutto della serie di Super Smash Bros. Questi amiibo che ho preso, non so se si è capito. Sono stufo di aprire. Madonna, le scatole per terra. E ecco voi Diddy Kong. Uno dei miei preferiti adesso, sia per qualità del pupazzetto dell'amiibo che per il gioco del passato, Mega Man Boys. Molto carino questo, vero? Molto carino questo Mega Man, non gli si può dire di no. Oh, quanti ne mancano ancora? Non ho neanche contati. Ecco voi Wafu! 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 Com'era la mia imitazione di Yoshi? Buona, vero? E da quando la Sega ha smesso di fare console, ha iniziato a fare giochi prettamente per la Nintendo, portando dietro il suo personaggio principale del franchise, Sonic the Hedgehog. Gregor Fest. Si aggiunge un altro membro alla serie di Splatoon, con un'altra Inkling Girl. Dalla Splatoon 1 in particolare. E quelli Splatoon parlano così, se non sbaglio. Oh, abbiamo un'altra Inkling Girl, dai capelli diversi questa, però si può dire che è lo stesso identico amiibo in realtà. Quando fa quel è perché sta schizzando per terra, no? I suoi liquidi seminali. Ancora un altro Inkling Boy, questo di color viola. Inkling Boy, viola. Ne sono rimasti 4. Sempre della serie di Super Smash Bros. Si aggiunge al roster di amiibo del Peo il nostro caro pupetto rosa mangia tutto Kirby.
Oh, questo è simpatico, carino, carino. Anche lui si aggiunge al roster di Amiibo del Peo. Il nostro caro Pac-Man. Chop, 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 chop. Questo è uno dei più fighi esteticamente. Più dettagliati. Proprio fico questo. Parliamo di Bowser. Si pronuncia Bowser. Sì, questo è carino, eh. Guardate che bello il dettaglio. È anche pesante questo. Oh, c'è rimasto uno, il più speciale. Uno dei personaggi più usati da me in Super Smash Bros. Per la Wii U. Uno dei Pokémon più carini di sempre. Colui che appena canta ti manda a nanna. E mi ricordo ancora gli episodi della prima serie di Pokémon in cui era sempre triste perché voleva cantare per tutti, ma ogni volta che cantava si addormentavano, tutti piangeva. Povero Jigglypuff. Abbiamo finito di aprire 21 amiibo. Che fatica. Cioè sì, mi lamento di questa fatica. In realtà perché ieri ho avuto un allenamento di CrossFit epico. Mi veniva a svenire, letteralmente. Ma per questo video è tutto. Spero che il disegno vi sia piaciuto. Se così è stato, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Se lo volete scaricabile su Telegram ad alta risoluzione, fatemelo sapere sempre nei commenti qui sotto. E soprattutto Giuseppe06, Andrea e Blade92, ricordatevi, vi voglio con me. Spero quindi che stiate vedendo questo video. E questo era Electric. Brr, o come dice mamma. Brr.